Parole d'impresa. 10 voci, 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo. Bentrovati da Patrizio Orsinger. Oggi parliamo di investimenti e più precisamente dell'incontro tra investimento pubblico e investimento privato. Esempio di questo incontro è la collaborazione tra Trentino Sviluppo, il gruppo di investimento NET e NTP Nanotech Project. Per parlare di questo sono naturalmente in compagnia non di un ospite, questa volta di due ospiti, Massimo Galavotti e Gianluca Maroncelli, amministratori e fondatori di NTP. Innanzitutto do a loro il benvenuto e chiedo a te, Massimo, che cosa fa e di che cosa si occupa NTP. Dunque, NTP è una piccola media impresa innovativa che si fonda qualche anno fa in un paesino dell'entroterra marchigiano sulla base di un progetto che mira a sviluppare appunto un prodotto innovativo per la diagnostica, cresce, raccoglie dei finanziamenti tramite alcuni investitori privati e nel momento più importante della crescita, quindi lo scorso anno, decide di aprirsi ad un mercato più vasto, a nuove opportunità e per questo si insedia presso il polo della meccatronica di Rovereto grazie alla collaborazione di Trentino Sviluppo proprio per portare avanti una parte molto ambiziosa del nostro progetto che è lo sviluppo di alcuni particolari kit di diagnostica molecolare che servono al nostro strumento appunto per svolgere delle diagnosi di prevenzione del tumore e di altre malattie ad alto impatto sulla collettività. Il vostro quindi è un progetto di crescita anche per il futuro presso il polo meccatronica. Assolutamente sì, il polo appunto ci offre le possibilità di crescere all'interno di un ambiente in cui le competenze evidentemente sono elevate, i mezzi ovviamente sono di primissima qualità e permettono appunto l'eccellenza a chi è ospitato all'interno del polo nello svolgimento delle proprie attività, nonché l'apertura evidentemente verso il mercato europeo data l'ubicazione, crocevia delle vie di comunicazione e tutte le altre opportunità che la provincia di Trento offre. Mi rivolgo ora a te Gianluca, NTP ha personale altamente specializzato, ma ci sono ancora dei posti liberi per qualcuno che magari fosse all'ascolto e fosse anche interessato a lavorare con voi? Sì, assolutamente, siamo alla ricerca di gente che abbia voglia di mettersi in gioco nel campo appunto nostro, quello della ricerca e dello sviluppo in ambito biomedicale e cerchiamo figure che abbiano voglia di cimentarsi su quelle che sono le più moderne tecnologie, quindi la meccatronica ad esempio e l'ambito della biomolecolare sul quale noi lavoriamo intensamente. Avete un sito di riferimento anche per i nostri ascoltatori? Assolutamente, abbiamo il nostro sito che è quello www.ntpsrl.biz, questo è il nostro sito di riferimento e lì troverete la nostra mail e i nostri numeri di telefono e quindi lì potrete potete contattarci direttamente. Grazie mille allora ai nostri ospiti Gianluca Maroncelli e Massimo Galavotti, buona giornata e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, ciao, grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao. C'è un nuovo bando in Trentino per le imprese. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Francesca Re. C'è un nuovo bando in Trentino rivolto alle imprese, si basa sul Matching Fund. Di cosa si tratta? L'iniziativa è promossa dalla Provincia Autonoma di Trento con Trentino Sviluppo e offre alle imprese che sceglieranno il territorio trentino come sede operativa, con il vincolo di rimanerci per almeno 5 anni, un finanziamento pari a quello che saranno in grado di ottenere da parte di investitori privati. Il sostegno pubblico si attiva quindi per raddoppiare l'investimento del privato con una quota dai 25 ai 200 mila euro. Per fare un esempio, se un'impresa ottiene un finanziamento di 50.000 euro da un privato potrà ricevere un pari importo da parte dell'ente pubblico. Nello specifico questa opportunità è riservata alle start-up o piccole e medie imprese costituite da almeno un anno che non abbiano ancora distribuito utili e non siano frutto di scissione o di cessione di ramo d'azienda. I soggetti finanziatori dovranno essere indipendenti rispetto alla realtà sostenuta. I beneficiari saranno selezionati sulla base di curriculum vitae, studio e sviluppo dei prodotti e servizi offerti, innovazione, competenze, prospettive di sviluppo e validità del business model. Le imprese potranno fare domanda entro il 12 luglio via posta raccomandata a Trentino Sviluppo in via Zeni 8, Rovereto o consegnata a mano sempre a Trentino Sviluppo in orario 9:12:30, 14:30-17. Per informazioni, come sempre, il sito è www.trentinosviluppo.it.
Parole d'impresa. 10 voci, 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo.